Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Eh sì, Mirta, e questo possiamo dire sia dei fondi di emergenza normali, sia dei fondi del PNRR, che sarebbero almeno 9 miliardi, per esempio, nel piano originale per affrontare le infrastrutture e progetti sparsi nel PNRR per affrontare il dissesto idrologico. Io stamane, se posso, vi offro un'analisi molto semplice, molto meno emozionale, perché c'è molta passione politica in tutta questa discussione, ho visto in questo periodo, e io credo che questo è un problema tecnico per l'Italia e non politico, e ci deve essere quindi un consenso. I problemi sono due. Numero uno, l'Italia ha un storico problema e rischio di dissesto idrologico, è un fatto fisiologico che mette a rischio 6,5 milioni di italiani da decenni e va affrontato. Le stime sono che con 10 o 15 miliardi di euro si potrebbe mettere al riparo 6,5 milioni di italiani che vivono in queste zone. Spendere i soldi è il problema numero due. La storia ci insegna che gli italiani non sono bravi a spendere né i fondi europei né i fondi nei territori, nelle enti locali, anche in questa condizione, dopo terremoti, dopo esatto, alluvione, storicamente. Allora, quindi in questo fammi arrivare alla conclusione. Hai un problema di un'emergenza, hai un problema di difficoltà di spese, ma gli italiani sono i più bravi quando c'è un'emergenza. E quando ho chiesto a Vittorio Colao, quando scrivevo sul PNRR, perché e come si può portare avanti la spesa nei territori con difficoltà, lui ha detto bisogna affrontare questa emergenza come Ponte Morandi, come lo con esatto, lo stesso urgenza, allora, di Ponte Morandi. Allora, torniamo da dove siamo partiti.